anche se ha qualche decennio sulle spalle. 1984. 1984, un libro che è di un'attualità straordinaria, dove c'era la psicopolizia che indagava, spionava, dossierava e condannava e perseguiva non i fatti, i pensieri, gli psicoreati. E quindi chi faceva l'artista, chi amava, era un personaggio scomodo, perché a quel sistema servivano non ragazze e ragazzi, servivano numeri, servivano consumatori impacchettati, rincoglioniti, divanati, con un po' di reddito di cittadinanza, pronti ad andare al centro commerciale il sabato pomeriggio a comprare non quello che a loro serve, ma quello che l'ultima serie TV di Amazon Prime li ha convinti che a loro debba servire. E più è prodotto lontano dall'Italia, meglio è. Quindi, numeri. In Lega Giovani non ci sono numeri. Ci sono ragazze e ragazzi, ciascuno con la sua unicità. Perfetti? No. Bellissimi? No, no. No, guarda Toccalini, cioè adesso, però, no dai, un applauso a Toccalini che non è bravo ma è bello, è bravo e bello. Io ho bisogno che poi voi però siate sempre di più. Ringrazio Luca, ringrazio tutti i coordinatori regionali, tutti i coordinatori provinciali. Io ho bisogno che nelle prossime settimane siate fuori dalle scuole, siate fuori dalle università. Ne sto parlando prima con Luca, ci stava venendo su una mezza idea, poi ci ragioniamo io e lui. Libertà. Siamo convinti che la libertà sia la condizione unica, necessaria, imprescindibile per ogni esistenza umana a Milano, a Bologna, in Sicilia, a Roma, a Parigi, a Berlino, a Tokyo, a San Paolo, ovunque, sì. Allora questa libertà va tutelata, va accompagnata, va fatta crescere. Il 25 aprile sarà un giovedì quest'anno, la festa della liberazione. Noi abbiamo avuto genitori e nonni che hanno sacrificato la loro vita per lasciare a noi un paese libero. Io penso che sarà un segnale molto bello se migliaia di giovani della Lega Giovani si troveranno il prossimo 25 aprile per difendere la libertà a rischio, per difendere una libertà che oggi la burocrazia europea sta mettendo a rischio. Come? Non facendo nulla per bloccare l'immigrazione clandestina. Io sono a processo per aver bloccato gli sbarchi, sono orgoglioso di essere a processo per aver difeso i confini del mio paese. Dovrebbe essere un dovere, non un diritto, di qualunque amministratore pubblico difendere. E cosa ha fatto l'Unione Europea in questi anni? Zero. Zero, cazzi degli italiani. I maltesi si voltano dall'altra parte, il governo francese si volta dall'altra parte, il governo tedesco si volta dall'altra parte, il governo spagnolo. Chi sono quelli che devono diventare il campo profughi del mondo? Gli italiani, perché sono accoglienti, sono generosi, sono solidali. Un conto è essere generosi, un conto è passare per coglioni. Cioè qui c'è un... Quindi segnarsi la data, poi vedremo come, dove, quando. Migliaia di ragazze e ragazzi, giovedì 25 aprile, per parlare di libertà, di orgoglio, di lavoro, di futuro, non contro qualcuno, non contro qualcuno. Ti chiedono, ma quindi sei antifascista? Sì, fascismo è morto, nazismo è morto, non ci sono più Hitler, Mussolini, non c'è più Stalin. Io sono contro ogni totalitarismo, contro ogni privazione della libertà, contro ogni regime che decide come devi lavorare, come devi amare, come devi pensare e come devi vivere. Chi sceglie la Lega fa una scelta di vita. Viva la libertà!